Ancora pochi giorni e poi il trillo della prima campanella decreterà il rientro ufficiale a scuola. Anticipando il calendario scolastico regionale, che in Abruzzo prevede il ritorno sui banchi per mercoledì 13 settembre, molti istituti, come da autonomia scolastica, riapriranno però già da lunedì 11. Ma che anno si prevede? Per i sindacati, i nodi su cui lavorare restano soprattutto quelli del personale scolastico, della denatalità e dell'accorpamento degli istituti autonomi, come spiega al TG8 Carlo Frascari, segretario regionale dello SNALS Abruzzo. Onestamente, rispetto agli anni precedenti c'è una buona notizia, cioè che molte cattedre saranno complete, diciamo, negli istituti. Manca ancora qualcosa, ma insomma quest'anno c'è stata una velocizzazione delle procedure. Però proprio per questo purtroppo c'è stato anche qualche errore, qualche svista, insomma va aggiustato all'ultimo momento. Invece, per quanto riguarda altre questioni, ne cito due che sono molto importanti. La prima è una carenza, ancora una volta, del personale non insegnante, cioè il personale assistente amministrativo, soprattutto i collaboratori scolastici. Questo perché i parametri nazionali che assegnano alle scuole gli organici di questo tipo di personale sono fermi a moltissimi anni fa e non tengono conto delle peculiarità della nostra regione o di altre regioni rispetto soprattutto alla dislocazione territoriale, all'orografia, alle necessità sociali, insomma. Tant'è vero che il nostro direttore generale, come anche negli anni precedenti, è costretto a dare delle deroghe, anche quest'anno ne ha già fatte molte, per poter sopperire a questa necessità. Questo però non va bene, perché non possiamo continuare ad andare avanti anno dopo anno con queste deroghe. Va rivisto tutto il sistema che assegna questo personale alle scuole. Un'altra questione è legata alla riduzione del numero degli alunni, perché la denatalità colpisce la nostra regione come le altre e quest'anno abbiamo quasi 1000 studenti in meno ancora, ma abbiamo negli anni precedenti avuto altre riduzioni e questo sta portando ovviamente a una riduzione complessiva del numero degli alunni delle classi nell'intera regione. Potremmo approfittare di questa situazione per farla trasformare in una situazione positiva, cioè esistono delle situazioni per cui le classi sono troppo numerose. Allora perché non rivedere proprio in questo frangente il numero massimo di alunni per classe? Approfittando di questa riduzione si eviterebbe di chiudere classi e avremmo delle classi con maggiore gestibilità didattica. Ultimo fattore è la questione degli istituti autonomi. Questo nuovo decreto, che stiamo ancora aspettando, prevederà per gli anni a venire ancora ulteriori riduzioni di istituti autonomi. Lo SNALS ha rivendicato da tempo che va fatto un tavolo non soltanto sotto gli aspetti tecnici, ma gli aspetti complessivi. Se si fa un piano che riguarda soltanto gli aspetti edifici, quanti alunni, eccetera, non ci siamo, perché bisogna vedere, se bisogna toccare delle realtà, come fare in modo che il servizio scolastico resti un servizio per tutti, cioè senza difficoltà per nessuno, altrimenti il servizio pubblico scolastico non è più quello che è sancito dalla Costituzione.